Ciao a tutti, in questo video parlerò del collasso tracheale nel cane, o meglio, della tracheobroncomalacia nel cane. Una volta si pensava che questo problema fosse solo a livello tracheale, oggi si sa perfettamente che anche i bronchi, i bronchioli possono essere coinvolti, quindi fondamentalmente la definizione corretta è tracheobroncomalacia. Allora, prima di addentrarci in questa patologia, cercherò di spiegarvi come è fatta una trachea. Una trachea è un anello. È un anello che però è formato di cartilagine, che però ha una caratteristica, cioè è una U dove dorsalmente, invece di avere la cartilagine, abbiamo un muscolo e del tessuto fibrotico. Quindi diciamo che è una U di cartilagine con un muscolo. Tendenzialmente è un ovale. Okay? Che non dovrebbe subire modificazioni durante l'inspirazione e espirazione. Nei cani soggetti al collasso tracheale o alla tracheobroncomalacia, in realtà cosa succede? Che il cerchio tende a schiacciarsi e quindi riduce la quantità di aria che entra ed esce. Ed è dovuto fondamentalmente al fatto che la cartilagine ovviamente è debole e quindi tende ovviamente a schiacciarsi. Questo avviene anche nei bronchi, nei bronchioli e si chiama tracheobroncomalacia perché c'è proprio la patologia che colpisce proprio le cartilagini. Questo tipo di problema tendenzialmente colpisce i cani di razza piccola, toy, però diciamo cani anziani che subiscono un processo di broncomalacia potrebbero avere anche loro questa problematica. Inoltre, oltre diciamo all'aspetto anatomico, molto spesso questo tipo di problema può essere aggravato da altre patologie, sempre respiratorie, come per esempio delle bronchiti, ma banalmente anche l'obesità, oppure l'aspirazione di allergeni. Fumo di sigaretta, fumo di camini e questo tipo di sintomatologia crea chiaramente un processo infiammatorio che va a peggiorare chiaramente la situazione. Come si diagnostica il collasso? Allora, prima di parlare di diagnosi, scusate, cosa vedete fondamentalmente? Vedete questi cani che cominciano ad avere rumori stertorosi e ha un caratteristico, diciamo, rumore che si dice un rumore simile a quello che fa l'oca l'anatra, quindi molto starnazzante. E quindi molto spesso avete questi cani che hanno queste tossi, questi rumori stertorosi, rumore da anatra e ovviamente possono andare in insufficienza respiratoria perché chiaramente non passa aria, quindi possono essere chiaramente dei problemi anche importanti di difficoltà respiratoria. Quindi se avete ovviamente un cane con la tosse, visita dal veterinario per verificare che problema è. È importante per quanto riguarda la diagnosi capire che la trachea, abbiamo una parte diciamo cervicale ingresso torace, una parte ovviamente all'interno del torace e possiamo avere effettivamente diciamo il collasso diciamo sia o nella parte diciamo cervicale ingresso torace nella parte all'interno del torace. La diagnosi si effettua attraverso ovviamente degli esami strumentali. Allora, la radiografia in inspirazione riusciamo a vedere riusciamo a vedere fondamentalmente il collasso della parte cervicale e della prima parte dell'ingresso del torace, mentre invece in espirazione vediamo quella intratoracica. In ispirazione vediamo anche se ci sono ovviamente problematiche più importanti a livello polmonare come una bronchite cronica che chiaramente peggiora il quadro. Anche la fluoroscopia ci dà ovviamente un'indicazione del collasso tracheale e poi fondamentalmente l'esame consigliato è la broncoscopia perché fondamentalmente ci permette anche di vedere se la situazione coinvolge anche i bronchi, che sono fondamentalmente la diramazione della trachea, e
quindi due bronchi principali e i bronchi secondari. Se c'è ovviamente anche lì collasso e broncomalacia. Quindi la diagnosi fondamentalmente poi è endoscopica. Quindi come si interviene a livello terapeutico? Allora, a livello terapeutico chiaramente si deve cercare di migliorare tutta la situazione respiratoria e cercare di ridurre chiaramente tutto ciò che può instaurare chiaramente un collasso tracheale, quindi come vi ho detto, fumo di sigaretta, allergeni, fumo di camino, l'obesità, queste parti bisogna cercare di eliminare per migliorare la situazione. Poi a livello di farmaci ovviamente ci sono delle varie terapie, non sono risolutive, fondamentalmente migliorano la situazione del cane. Ci sono degli studi sull'utilizzo di glucocorticoidi, di farmaci come lo stanozololo, che sono fondamentalmente degli steroidi, e fondamentalmente la terapia consiste nel cercare di migliorare la qualità della respirazione nel cane. Esiste anche una terapia chirurgica, che è una terapia che tendenzialmente è riservata per quei cani che veramente ormai sono vicini all'eutanasia, perché comunque ci sono delle problematiche legate fondamentalmente al fatto che si inserisce di solito uno stent tracheale che tende a tenere aperta fondamentalmente la trachea, però fondamentalmente ci sono delle controindicazioni a volte, delle complicanze, proprio perché lo stent tende a muoversi. Gli ultimi studi chiaramente riferivano sul Lettinger che era meglio considerarlo per quei pazienti che erano vicini all'eutanasia più che come prima soluzione, però chiaramente è un intervento che si può effettuare, però ha le sue complicanze, quindi è giusto conoscere e informarsi bene, chiedere ovviamente al chirurgo le varie complicanze, poi decidere in base al caso clinico. Diciamo un trick: se dovesse succedervi, non sempre risolvete la situazione, però se dovesse succedervi che il cane comincia a starnazzare tipo un'anatra, una posizione da tenere è quella di tenere il cane in posizione tipo bebè, ok? Con gli arti, in modo proprio come vi ho spiegato, che il problema è tendenzialmente lo schiacciamento dorsale, no? Dorso ventrale, quindi rovesciandola tendete ad allargare, diciamo, la trachea. A volte funziona, mi è capitato di vedere di farlo anch'io, e effettivamente migliora molto spesso la respirazione. Poi ovviamente utilizzare dei sedativi della tosse per cercare chiaramente di migliorare la situazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se ci sono degli argomenti a cui siete interessati, scriveteli pure qua nei commenti, mettete un mi piace, se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video.